Io sono l'imperatore. Salve a tutti ragazzi, questo è un video del canale Miami95, qui parla mai dire. Eccoci su Rome 2 Total War Empire Divided 271 d.C. Siamo in inverno, ragazzi. Allora, potrete notare delle differenze rispetto al primo episodio, perché ho registrato ben 6 episodi che avrei voluto postarvi, e ho detto dai, adesso ho registrato i 6 episodi. Tra l'altro avevo parlato di tutto il contesto storico, e per poi scoprire che sono stato un idiota perché non avevo collegato il microfono. Quindi ragazzi, ho dovuto ricaricare il salvataggio, che però non avevo, e quindi ho dovuto ricominciare da capo. Quindi non sono riuscito a fare le stesse identiche mosse, quindi vabbè, facciamo finta, cioè abbiamo perso qualche stagione sostanzialmente. Allora ragazzi, come potete notare, le principali differenze sono che abbiamo perso Aquincum, il prossimo turno prenderemo anche Sarmizza e Getusa, però ve l'ho detto, non voglio abbandonare la Dacia come invece fece Aureliano, perché creò vari problemi, ragazzi, di cui parleremo. Ho rinforzato la legione qui di Aureliano, che sta aspettando la caserma delle corti, che c'è già, molto bene. Quindi sapete cosa facciamo, qui ci costruiamo qualcos'altro, ma lo costruiamo dopo. Adesso reclutiamo tantissime corti, perché questa deve essere la nostra legione più potente. Ecco qui, e magari anche qualche picchiere, perché non si sa mai che ci serva un po' di lance. Siamo a 4, e il prossimo turno completeremo quella legione. Siscia, va bene. Allora, qui aggiungiamo un po' di corti, eccole qua. E le aggiungiamo pure da questo lato, ragazzi. Sto usando un po' di soldi per mettere a posto il nostro esercito, ragazzi. E ragazzi, allora. Ho spostato la mia flotta qui. Il nostro obiettivo adesso, una volta ricostituita bene la legione di Aureliano, è quella di discendere in Italia. Cominciamo da Patavium, poi conquistiamo Arminum, Arrezium e quant'altro, fino ad arrivare a Roma. Purtroppo ragazzi, intanto facciamo pure passare il turno. Purtroppo ragazzi, il DLC non è tanto bello quanto speravo. O meglio, ero convinto che avrebbero reso un po' più storicamente, diciamo, la situazione dell'anarchia militare. Ossia, che c'erano sì un sacco di usurpazioni, quindi i vari generali delle legioni si autonominavano, o comunque venivano proclamati dall'esercito, venivano proclamati imperatori, però successivamente di solito chi era a capo dello Stato, comunque l'imperatore, andava lì, scendeva, affrontava l'esercito dell'usurpatore, una volta che lo sconfiggeva tutte le regioni, ad esempio, vedete, qui ci sono i pretendenti romani di Quintilio, di cui parleremo, venivano sconfitti, allora tutta la parte che si era ribellata, diciamo, ritornava sotto il controllo imperiale. Qui invece non è, quindi anche se sconfiggessi Quintilio, devo comunque conquistarmi città per città, e questa cosa è indecente, non ha senso. Ma Aureliano non riconquistò mica tutta, cioè, a tutti gli effetti riconquistò la Gallia, la Betica, così, ma non è che dovesse, non è che fece come Giulio Cesare, che si conquistò città per città dai Celti, no? Cioè, semplicemente sconfisse Tetrico e poi niente, la Gallia ritornò a essere sotto dominio imperiale. Stessa cosa per quanto riguarda l'Italia, anche se andò diversamente, e lo stesso uguale per il Regno di Palmira, sconfitta Zenobia. Vabbè ragazzi, purtroppo non è così, quindi la campagna sarà più lunga di quanto pensassi. Allora. Qui ci servono un po' più di legionari, ragazzi, perché dobbiamo attaccare. Vorrei fare qualcosa per quanto riguarda gli arcieri, perché i nostri arcieri fanno davvero schifo, ragazzi. Ma ci penseremo poi. Allora, ci servono dei picchieri. Qui abbiamo già un bel po' di legionari corti e legionari corti. Ok, va bene. Quindi picchieri, ne abbiamo fatti due. Cavalleria c'è, eh? Sì, ma magari qualche arciere a cavallo non fa male. E poi, quanto siamo? Siamo a 18. L'altro, facciamo una corte qui. Fatto.
Perché possiamo reclutare fino a 5. Qui ne manca uno. Mettiamoci un arciere a cavallo, così siamo a posto. Stiamo completando 3 legioni che poi manderemo all'attacco. Vediamo cosa possiamo portare. Allora, ragazzi, ho deciso di fare, di improntare questa campagna nel creare praticamente un impero che venera il sole, che loda il sole, quindi la comunità mitraica, anche se è un po' diverso da quello in cui credeva Aureliano. Adesso ne parliamo dell'aspetto religioso. Vediamo prima di... Allora, Iadera, cosa possiamo fare? Il cibo? No, vabbè, non ci interessa tanto. Magari aumentiamo la cava, così guadagniamo più soldi. Facciamo cambiare il turno, ragazzi, nel frattempo ne parliamo. No, semplicemente Aureliano credeva nel culto del Sole Invictus. Il culto del Sole Invictus era una religione che proveniva, ragazzi, dal Medio Oriente, praticamente, dal Medio Oriente romano. Precisamente dalla città di Emesa. E praticamente niente, era uno dei tanti culti solari perché si venerava il sole e lo si vedeva come il dio creatore. Ecco, qui vediamo un esercito di buri cigni di sangue, tra l'altro 20 su 20, molto forte, molto forte. Paura che verrà ad affrontarci, quindi sapete cosa facciamo? Ci prendiamo due mercenari, che però non ho comprato. Aspetta, e poi li togliamo. Ok, facciamo così. Rinforziamo molto bene. I mercenari costano tantissimo. E invece qui rinforziamo sempre questa legione, ragazzi. Perfetto. Allora, io direi che Aureliano possiamo già cominciare a mandarlo giù. Attenzione che qui, tra l'altro, è stato conquistato dall'impero gallico, Patavium. Molto bene. Avanziamo con Aureliano, qui la situazione... Ah, queste sono tutte città dell'impero gallico, va bene. E quindi niente, Aureliano credeva in questo. Tra l'altro qui, ragazzi, avete visto nei video iniziali, si vede sempre Aureliano con quella maschera, che però non è che era proprio così, cioè non aveva una maschera, aveva una corona che rappresentava i raggi solari. Ma io proverei anche ad affrontare l'esercito dei Buri in battaglia. Non devo neanche combatterla, perché quante truppe rimangono? Il 50% però... Sì, ma non è una battaglia da combattere questa, quindi... Facciamo così. Tanto al momento non mi voglio espandere, ci basta solo annientare questo esercito e allontanarlo dalla città. Veloce, veloce, veloce! Direi di schiavizzarli, abbiamo bisogno di un po' di schiavi. Ok, avviciniamoci ancora. E così i Buri ci lasciano. Ciaone, Buri. Scusate il ciaone, ma non sono riuscito a resistere. Questi invece li ammazziamo. Siamo sempre 20 su 20, li riportiamo vicino alla città e teniamo sempre Sirmio sotto controllo. E... va bene. Della legge. Ok, no, le ricerche. Vediamo cosa possiamo fare. La marcia su Roma l'abbiamo già fatta. Molti hanno riso per questa cosa. Facciamo fabbriche, così ci costa meno arruolare l'esercito. Allora, ragazzi, praticamente... Ah, dopo togliamo i mercenari, è vero. Vabbè, li pagheremo questo turno. No, e quindi comunque Aureliano credeva tanto in questo culto del Sol Invictus. Poi ovviamente con l'ascesa del cristianesimo... questi culti solari vennero tutti dimenticati. I culti solari erano principalmente quelli di Mitra e quello appunto del Sol Invictus, che c'erano delle leggere differenze tra questi. Io sinceramente non le ricordo in questo momento. Chi sono questi? I quadi? Torniamo dentro Sirmio e difendiamo la capitale. E... mercenari al momento... teniamoli, perché se veniamo attaccati dai quadi potrebbe essere un problema. Ok, Patavio vedo che è stata evacuata, quindi mandiamo avanti la nostra spia. Non c'è nessuno. Tra l'altro la conquista di Mediolanum potrebbe essere davvero, davvero, davvero interessante da fare. Ecco fatto. Aureliano ha sfondato.
Tra l'altro Aureliano, ve l'ho detto, credeva molto in questo culto perché durante una battaglia contro Zenobia che stava andando tantissimo male, praticamente pregò affinché fece un voto, disse se mi aiuti a vincere questa battaglia o solo Invictus crederò per sempre, sostanzialmente avrò sempre fede in te. E la battaglia riuscì a vincerla incredibilmente, da quel momento decise di far diventare l'impero la religione ufficiale dell'impero. Però alla fine Aureliano rimase al governo, fu uno dei più grandi imperatori di sempre, ma rimase al governo tipo circa 5 anni, 5-6 anni. Allora, qui aumentiamo la comunità mitraica che ci dà un bel po' di bonus comunque, ragazzi. E auditorium oppure commerciante? Preferirei il commerciante che serve però ripristina i mercati, ok. Tanto aumentiamo sempre di più la cava, li aspettiamo qui, non facciamo nulla, vediamo, abbiamo problemi? No. Andiamo avanti. Qui. A Cartagine abbiamo banditismo 18, possiamo aumentare vigiles urbani, meno 3 al cibo, quanto abbiamo di cibo? 6. Va bene. Qui possiamo fare qualcosa ad Adrumetum. Ad Adrumetum possiamo mettere un luogo di incontro. Sì, va benissimo. Potenziamo e vorrei potenziare anche Cartagine. Mettere colonia con guarnigione? No, non è tanto utile qui a Cartagine. Patavium. Ecco, smantelliamo questo edificio cristiano che a noi non interessa. Molto bene. Qui possiamo reclutare qualcosa? No. Cioè, tanto non dovevamo reclutare, era solo per vedere. Reclutiamo qui. Arcieri ci servono, non li abbiamo messi. Schermagliatori romani. Perfetto. Niente, non c'è nient'altro da fare. Oh, che palle questo aspetto GDRistico del gioco, non mi piace assolutamente, che devo ogni volta mettere. Ah, l'aiutante. Ipaspista? Non ho idea di cosa sia un ipaspista. Dopo andrò ad informarmi. Mettiamo reclutatore efficiente, navigatore, no, stratega. Perfetto, andiamo avanti. Ma cosa mi attaccano? Ma sono matti? Attaccano Aureliano? Tra l'altro mi attacca Tetrico in persona. Beh, io questa battaglia mi sembra parecchio importante, quindi la combatterei. Dovremmo riuscire a vincere, vediamo cosa mi dà. Però perdiamo tantissime truppe, quindi è meglio combatterla, ragazzi. Entriamo in battaglia e cerchiamo di ammazzare Tetrico subito. Sarebbe bellissimo al secondo episodio già ammazzare uno dei nostri principali nemici. Molto molto interessante, ragazzi. Poi, dopo questa battaglia, cominceremo a fare un percorso storico in cui parleremo di Quintillo, perché è, cioè, quindi la parte italiana, chi si trova a capo dell'Italia. Poi parleremo invece della dinastia dei Severi e cosa ha portato all'anarchia militare, ragazzi, perché secondo me è un periodo molto molto interessante che mi ha sempre affascinato e voglio cercare di incuriosire anche voi. Niente, ragazzi, mi sono disposto alla bene e meglio, aspettiamo, vediamo questo Tetrico e cerchiamo di ucciderlo in battaglia, ragazzi. Aumentiamo la velocità e vediamo cosa ci offre l'AI. Arrivano subito. Cos'è che sono questi? Legionari gallici. Anche perché l'esercito comandato dal loro imperatore, quindi molto molto pericolosi. Oh, io ho lasciato la mia cavalleria fuori dalla città per fottere gli arcieri alle spalle, però forse ci conviene farla nascondere qui nelle foreste. Ok, lì ci stanno per caricare, qui ci sono i miei schermagliatori che sparano, lì ci sono due unità di picchieri, ragazzi. Guardate, vedere i picchieri nel 270, vabbè che i picchieri, cioè la picca, ebbe un po' fasi alterne. C'erano anni in cui praticamente non veniva più utilizzata e altri invece, ad esempio come i lanzichenecchi nel 1600 che veniva... Ritornava in auge, ritornava importante. Queste cosa sono? Reclute?
legionari però, quelli sono legionari, quindi se ci attacca quei legionari, conviene attaccare quei legionari, no? Allora, qui intanto le mie picche stanno tenendo alla larga i gruppi di germani mercenari. Ho mandato, scatenato due legioni, la mia cavalleria al sicuro. Mi sembra una battaglia che possiamo gestire, mi sembra. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ma chi ha usato tutte le munizioni? Intanto i miei picchieri sembrano reggere, anche se sono morti già in 20. Li ho messi in muro di lance, ovviamente. Cavoli, loro continuano ad aumentare il numero. Abbiamo delle reclute romane che possiamo mandare nel mucchio. Quindi mandiamoci anche queste reclute a combattere. Niente, i miei vigile, i vigiles, ragazzi, sono l'unità più scarsa del gioco, i vigiles urbani. Vabbè, è come pensare di andare tipo invadere una nazione con i vigili, quelli urbani, con la paletta. Diciamo che non ha molto senso, ecco. Questi cosa sono? Picchieri, guerrieri gallici e corti. E più o meno l'esercito è quello, ragazzi. D'altronde siamo entrambi fazioni romane. Ok, la mia cavalleria rimane lì intanto segretissima. Anche se potrebbe fare un bel giro e andare a prendere queste alle spalle, dato che non hanno copertura. Eh sì, mandiamoli a fare un bel giro. Qui stiamo tenendo, grazie anche alle nostre picche. Le picche sono forti, ragazzi, abbastanza. Abbiamo almeno a livello difensivo. Qui, come al solito, Roma ci dà sempre il meglio di sé, quei blob che si formano. Guardate che ammasso di truppe, cioè proprio... Poi questi che all'improvviso escono, attaccano all'improvviso, si ritirano. Qui vedo che però stanno... Come cazzo è possibile sta roba? Che sfondino lo schieramento. Ok, attacchiamo. Schermagliatori pesanti gallici. Intanto qui abbiamo due gruppi di legionari pronti a entrare in battaglia. Che spettacolo vergognoso. Ok, intanto mandiamoci la mia cavalleria. Il nostro generale è sotto attacco. Ah, ma sono anche arcieri. C'ho anche arcieri a cavallo. Quanti ne ho? Uno. Uno solo. Li mando a caricare, amen. Tra l'altro stanno mandando in rotta i miei picchieri, perché hanno sfondato in un punto piccolissimo. Guardate che cazzo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Le mie truppe erano organizzate in manipoli e si sono ammassate. Questo che non mi piace tanto di Rom, ragazzi. E questi picchieri che fanno? Vabbè, non attaccano neanche la mia cavalleria molto bene. Ok, i miei equites stanno massacrando gli schermagliatori pesanti gallici. Intanto c'è Lucio Aureliano che sta subendo troppi colpi, quindi non vorrei che ci ammazzino il generale a furia di frecce. Metti a testuggine. Che tra l'altro la cavalleria a testuggine, questa è una roba che non avevo mai visto. Sì, ma com'è possibile che la mia cavalleria non riesca ad ammazzare subito gli schermagliatori pesanti? Cioè, vedo che stanno reggendo. Mandiamoci un'altra legione, va. A rafforzare. Qui appena si libera la mia cavalleria li prendiamo alle spalle. Tipo questa cavalleria può andare che... Okay, presa alle spalle. Non muoiono, eh. Sì, vabbè, non è proprio un granché di battaglia, ammetto. Vediamo se ci darà ancora qualche spunto interessante. Carichiamo. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni.
No, voi non dovete entrare in battaglia. Voi andate a inseguire queste corti perché non vorrei che rientrassero in battaglia. Quindi adesso rimane solo l'esercito di Tetrico che si è ammassato qui. Molto bene, però non posso caricare con la cavalleria. Mettiamo un attimo in pausa. Che cosa abbiamo? Corti. Insomma, andiamo a inseguire questi picchieri. Mentre queste Equites inseguono questi legionari. Sono altri Equites. Allora, lì li stiamo mandando in rotta. Bene, la battaglia sta proseguendo abbastanza bene per il vostro imperatore Aureliano, mai dire. Seguite anche questi. Non lasciamo superstiti. Rimasto qualcosa? No. Questa cos'è? Gaio Tetrico c'ha dei carri corazzati. Ma si è mai vista sta cosa? Vieni, vieni. Andiamo ad ammazzare Tetrico. Due gruppi di cavalieri. Non so effettivamente i carri se siano pericolosi per i miei cavalli. Vediamo. Pare di sì. Pare di sì. Picchieri. Andiamo qua dietro. Arcieri a cavallo. Andiamo lì qui. Vediamo se riusciamo a finire Tetrico. Qui stiamo mandando in rotta la nostra fanteria pesante romana. È davvero incredibile. Ma già che questa c'è la modalità schermaglia che fa cagare, è vero. Ma i carri di Tetrico che fine stanno facendo? 5, ok. Ah, li abbiamo già mandati in rotta. Bene, abbiamo ferito il loro generale. Ok, intanto i miei arcieri a cavallo. Questi stanno inseguendo Tetrico, che ne sono rimasti 4. Almeno lo feriamo, il loro imperatore. Questi sono abbastanza organizzati, mandiamoli di qua. Quindi questi arcieri stanno sparando, sì. Questi stanno inseguendo Tetrico. Vediamo a che punto sono. Ne sono ancora 4. A quanto pare hanno grande resistenza a questi carri. Beh, dato che abbiamo mandato in rotta il loro generale, possiamo anche andare avanti veloce. Come sta andando? Abbastanza bene. Insomma, adesso stanno caricando con tutto quello che avevano. Tutto quello che gli rimane. Tanto continuiamo a caricare le unità che cercano di scappare. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Attacchiamo questi mentre gli arcieri stanno continuando a sparare. Caricate. Eccoli qui. Li stiamo ammazzando. Abbiamo ammazzato tutti. Qui quanti ne rimangono? 47. Andiamo. Beh, direi che la battaglia è finita. Ci vediamo dopo. Ragazzi, abbiamo ottenuto una buona vittoria per questo secondo episodio. Direi di concluderlo con l'uccisione di Tetrico, anzi... Però ve l'ho detto, dato che l'eroe, il capo fazione, verrà solamente ferito. Mi pare che per ammazzarlo devi sconfiggerlo un bel po' di volte. Un po' come in Total War Attila per Attila, praticamente. Quindi vediamo, attacchiamo... Ah, non è...
Ah no, adesso dovrebbe disintegrarli. Schiavizziamo. No, non schiavizzeremo i romani. I romani li ammazziamo oppure li liberiamo. Mentre i barbari... I barbari li schiavizzeremo. Guardate che tra l'altro se è formato pure il segno, vuol dire che è stata una battaglia importante questa. Andiamo a distruggere anche la legione seconda alpina. Molto bene, quindi abbiamo fatto piazza pulita di gallici. E scenderemo giù ad Ariminum. Ok, quindi ammazziamo anche loro. Possiamo andare... Allora, vediamo se riesco a tornare nel mio territorio. Molto bene, molto bene. Tra l'altro qui a Patavium, dato che sarà una nostra base, facciamo dei campi di Marte. Molto bene, così possiamo fare un'altra legione. Qui vedo che ci sono un esercito di quadi che si sono chiusi. Facciamo così. Arriviamo con questa legione. E poi attacchiamo con questa. Guardate come si ritirano gli infami. Si sono proprio ritirati. Eccoli qui. Vediamo se entrano in battaglia, se li attacco. Ah, tra l'altro li sconfiggo pure senza niente, ragazzi. Possiamo attaccarli 65%. Bene. Ragazzi, dove c'è la possibilità di non... dato che è una serie su YouTube, di solito le combatto quasi tutte perché sono abituato alla serie. Alla mia campagna su Total War Attila con l'Impero Romano d'Occidente, durata 2 anni, in cui ho combattuto tutte le battaglie. Ma era l'unico modo per fare qualcosa di bello. Allora, questi schiavizziamo. I quadi in catene. Ciao! Molto bene, ragazzi. Il prossimo episodio continueremo il nostro discorso storico, che oggi è stato un po' sterile. E con queste due legioni, una la manderemo ad Aquincum e una la manderemo a riconquistare Sarmiz e Getusa. E poi conquisteremo Drobeta e Piscul per ripristinare la Dacia romana. Mi sembra un obiettivo molto molto ambizioso. Facciamo le ultime costruzioni. Tipo, vediamo cosa possiamo costruire. Allora, vediamo. Qui a Siscia non c'è niente. Ah no, perché dobbiamo riconquistare Aquincum, lì c'erano i campi. Apollonia è sul mare, vero? E c'è il vino, quanto pare, quindi direi di fare una villa e poi aumentiamo le proporzioni dell'insediamento. Qui siamo a 20 e queste sono sempre 20. Abbiamo quindi delle legioni complete e molto belle, ragazzi, molto belle. Possiamo anche aumentare questo. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti da Mydir, al prossimo video. We'll be right back.